Di giochi in sviluppo in Cina ce ne sono tanti, ma quello che ha destato maggiormente l'attenzione del pubblico in quest'ultimo periodo è The Wind Rises in Luoyang. Il gameplay si concentra sulle arti marziali, offrendo un sistema di combattimento fluido e dinamico, che fonde le abilità fisiche alla magia. I giocatori assumono il ruolo di un maestro di arti marziali. L'obiettivo è esplorare un'antica città e le sue terre circostanti, affrontando nemici e superando sfide impegnative lungo il cammino. Il protagonista sfrutta una serie di mosse fluide e potenti, combinando attacchi leggeri e pesanti, calci, schivate e combo elaborate. I giocatori possono potenziare il protagonista, migliorando le sue abilità fisiche, sbloccando nuove tecniche e potenziando gli incantesimi per adattarsi alle sfide crescenti. Oltre alla progressione del personaggio, è possibile ottenere nuove armi, armature e oggetti per personalizzare il protagonista, adattandolo al proprio stile di gioco. Un sistema di maestria premia l'esperienza e le abilità del giocatore nell'utilizzo delle arti marziali, offrendo ricompense e sbloccando nuove mosse ed abilità avanzate. Enormi boss e avversari impegnativi si ergono come sfide epiche, richiedendo strategia, tempismo e maestria delle abilità per essere sconfitti. The Wind Rises in Luoyang si concentra sull'esplorazione, sulla crescita del personaggio e sui combattimenti intensi, offrendo ai giocatori un'avventura coinvolgente, immersa nell'atmosfera e nella mitologia dell'antica Cina in puro stile Souls-like.